vuol dire cercare fuori ciò che è dentro. Centro spirituale Frattocchie, a cura di VB Guida. In te non c'è Marte, Giove o Mercurio, ma la purezza che fa smuovere un mondo senza doversi appoggiare ad altri. Ricercare le risposte nelle stelle vuol dire cercare fuori ciò che è dentro. Le stelle ti risponderanno poiché sanno, ma ciò che sanno potrebbe nuocerti e attirare la tua attenzione su futilità che a te tanto appaiono importanti, ma che ai fini della vita sono limitative, come la materia stessa che le ha rese di importanza eccessiva. Lo zodiaco è un modo come un altro per crescere spiritualmente, un po' come una religione. C'è il buddismo, il cristianesimo, l'islamismo e c'è anche quella dello zodiaco tra le religioni. Puoi scegliere di credere o non credere, ma il vero credere non è basato su una scelta. Noi ti consigliamo di non dare troppo peso a ciò che non senti in te, ma di iniziare a sentire la galassia che è dentro di te. Solo così potrai capire la galassia che ti è fuori. Puoi trovare stimoli e motivi di crescita anche leggendo tra le stelle. Ma non è questa la funzione degli astri. Impara ad accogliere le loro energie anche non conoscendo i loro volti, perché volti non umani non sono visibili agli occhi umani. Ma ogni uomo non è solo un uomo, ma anche una creatura animica e cosciente che può viaggiare libera dalla materia e vedere ciò che alla materia non è concesso per motivi di incompatibilità. Le energie ci sono anche se non le vedi o non ci credi, ma una cosa potresti giungere, a vederle, a sentirle e ad assorbirle consapevolmente.